primo tempo, deludente e molto fallosa nel secondo. Ma una cosa va subito detta: il Sora è senza dubbio la squadra più forte, compatta e ben organizzata vista finora all'Angelini. Pressing, velocità, intesa perfetta tra i diversi reparti. Queste le armi micidiali dei laziali, ai quali i neroverdi, solo però per un tempo, hanno tenuto testa con grande determinazione e mantenendo un elevato ritmo di gioco. Poi nella ripresa il Chieti è scomparso, lasciando tutto solo il Sora, che però non è riuscito ad affondare il colpo vincente. E così alla fine il risultato si è bloccato sull'1-1, ed è giusto così. Il Chieti ed il Sora, subito dopo il fischio iniziale, non hanno perso tempo. De Masis manda un primo messaggio ai laziali con un bel tiro dalla distanza, deviato in angolo da Costantini. Risponde subito Danzara su punizione, mandando però a lato. Il Sora intanto cresce e si fa sempre più pericoloso. Dantini fa filtrare la palla a Bencivenga, che dalla destra mette bene al centro per Barbera. Il suo colpo di testa permette a Martinelli di esibirsi in una splendida parata. Il Chieti riparte e De Masis ci riprova ancora dalla distanza, ma senza fortuna. Fortuna che invece al 23esimo arriva a Danzara. Ancora una punizione per lui, questa volta però vincente. 1-0 per il Sora. Sora che per un soffio non trova il raddoppio con Barbera, che da solo si invola sulla fascia sinistra, ma il suo tiro non viene trattenuto da Martinelli. Scognamiglio però interviene provvidenzialmente e fa sfumare l'azione. Al 35esimo Romualdi fa le prove generali per il gol, battendo dal limite sinistro una punizione, sugli sviluppi della quale Capocchiano, ad un passo dalla porta, si vede respingere sulla linea il suo tiro. Ma 5 minuti più tardi, nessuno può interrompere la traiettoria palombella della palla partita dai piedi di Romualdi, palla che finisce per centrare il 7 della porta, regalando così il pareggio ai neroverdi. Un gol che lascia prima senza fiato e poi fa esplodere di gioia tutto lo stadio, davvero gremito come ai bei tempi. Il Sora non si abbatte e prima di andare negli spogliatoi, Barbera, ben servito da Pecoraro, tenta di riportare in vantaggio la sua squadra, ma il pallone termina al lato. Nel secondo tempo però cambia davvero la musica, la partita non è più così avvincente, il Chieti cala notevolmente ed il Sora continua invece a pressare, rendendosi unico protagonista delle poche occasioni rilevate dai nostri taccuini. Al 26esimo Barbera si fa vedere di nuovo in area di rigore neroverde, ma trova pronto Chirico. 2 minuti più tardi la terna arbitrale non rileva un fuorigioco evidente e permette così a Danzara di andare al tiro, a cui si oppone però bene Martinelli. Al 36esimo il turno di Dantini, che ci prova dal limite. Danzara poi si esibisce in un gran tiro. La parata di Martinelli salva il risultato e lo manda definitivamente in archivio. Un pareggio che però non permette ai neroverdi di tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica, dove ora si trovano in compagnia dell'Ischia e della Turchia. Concentrazione assieme al calo fisico di tutta la squadra. C'è ancora da lavorare, di rassetta a caldo nel dopopartita. E quindi il pareggio col Sora è sembrato a tutti l'epilogo più giusto di 90 minuti da dividere a metà, durante i quali non sono mancati spunti rassicuranti per l'immediato futuro e il segno tangibile di una riappacificazione della società col popolo neroverde. E così, mentre in curva si canta e si spera nella vittoria in casa, tanto sospirata, ci si rende conto che in campo c'è anche il Sora, formazione dalle spiccate qualità atletiche che oggi ha confermato la padronanza di un gioco spregiudicato e moderno, un modulo di quelli che sa anche far divertire sugli spalti. Irresistibile Dantini, che uno dopo l'altro confeziona nell'area abruzzese preziosi palloni tutti da sfruttare. Ma l'avvio del Chieti è irresistibile. Stefano Turchi, attivissimo sulla fascia destra, avverte il portiere ospite. Ma è De Masis che dalla distanza apre le danze, cercando di cogliere di sorpresa Costantini. Nel corso dei primi 20 minuti il Sora viene stretto in una morsa e la capacità di organizzare un gioco accettabile per i laziali viene ridotta ai minimi termini. D'Angelo al quarto cerca anche il numero da campione. Al 13esimo si vede anche il Sora su calcio piazzato. Danzara spedisce la sfera sopra l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinelli. Ma il Chieti manca di concretezza. Capocchiano più volte si deve arrendere al fuorigioco e i laziali crescono. Al 16esimo Bencivenga mette al centro per Marcucci, che di testa impegna Martinelli.
De Massis cerca di scuotere i compagni, ma i suoi colpi, sempre insidiosi, sono sporadici tentativi. Al 22esimo, su calcio piazzato, l'ottimo Denzara fredda così Martinelli. Per il Chieti la gara si fa in salita, minuti di ordinaria follia quelli che seguono il vantaggio bianconero. Martinelli miracolosamente si salva da Barbera, mentre Capocchiano continua a far lavorare il guardalinee. La difesa ospite, complice gli errori dei padroni di casa, sembra imperforabile. Prima Romualdi pasticcia così. Poi è Capocchiano che si deve arrendere alla determinazione della retroguardia ospite. Il gol, si mormora sugli spalti, può arrivare solo su calcio piazzato e così al 39esimo Romualdi va a segno. La ripresa è di quelle da dimenticare. Le squadre si adagiano e gli sbadigli tra gli spettatori si susseguono a ripetizione. Solo per dovere di cronaca segnaliamo al 70esimo questo tentativo di deviazione in rete di Barbera e il diagonale di Denzara, bloccato senza problemi da Martinelli. Tifosi del Sora, 2.000 persone, 32 milioni di incassi, inaugurata anche la nuova tribuna nel settore distinti. Prima azione al secondo minuto, De Massis e devia il portiere Costantini. Poi c'è il calcio d'angolo con un colpo di tacco di Scognamiglio. All'11esimo Sora pericoloso con un colpo di testa di Barbera, ma Martinelli è bravo e devia. Al 22esimo il vantaggio della squadra del Sora, ma nel frattempo vediamo un'altra azione del Chieti con De Massis. Dicevo 22esimo, calcio di punizione dal limite che batte Denzara, un abruzzese ex Ascoli, e vedete, bellissima la punizione, vantaggio del Sora. Sora che va vicino al raddoppio un minuto dopo, quindi ancora pericoloso. Ecco l'azione con un errore di D'Angelo in fase difensiva, ma ci pensa ancora Martinelli a risolvere. 35esimo minuto, il Chieti si scuote, colpo di testa di Baglieri, Capocchiano sulla linea, rinvia Marcucci. 40esimo minuto, Picconi viene messo giù ed è il preludio al gol. Calcio di punizione di Romualdi, vedete la traiettoria maligna ed è il pareggio. 1-1 alla fine, poi lo sentiremo, Romualdi dirà che la punizione è stata fortuita, non aveva tirato in porta, comunque al Chieti è andata bene. Sora ancora pericoloso, 43esimo minuto, contropiede di Pecoraro, il cross al centro per Barbera che mette fuori. Dunque 1-1 il primo tempo, nella ripresa meno azioni. Pericoloso il Sora al 25esimo minuto, ancora con Barbera.